Benvenuti a questa edizione di Video M TG 24. Beppe Grillo denuncia le grandi ammucchiate per le regionali del 31 maggio e invita la base a denunciare gli accordi di PD e Forza Italia, ma non solo nelle varie realtà locali, grandi ammucchiate da Turate ad Agrigento. Le liste di PD e Forza Italia insieme sono realtà. Graziano Del Rio ieri sera al Quirinale ha prestato giuramento da Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il reddito medio degli italiani supera di poco i 20.000 euro. Secondo le dichiarazioni dei redditi IRPEF 2014, nell'anno precedente è stato di 20.070. Grave incidente in mare a largo di Civitanova Marche, un peschereccio si è rovesciato, due marinai sono morti, altri due sono dispersi. I due sopravvissuti raccontano di un'onda anomala. L'85,1% degli italiani, pari a circa 51 milioni di persone, resteranno a casa per le vacanze di Pasqua e la metà di chi invece farà vacanza alloggerà in casa di parenti, di amici o di proprietà. Pressione fiscale in aumento, potere d'acquisto delle famiglie al palo, quota di profitti delle imprese non finanziarie ai minimi da 20 anni. I dati diffusi dall'Istat confermano quello che già gli italiani sanno per esperienza diretta. Per senso di responsabilità e nell'interesse del centrodestra accolgo l'appello di Schittulli e quindi se la lista di Forza Italia avrà chiare garanzie sarà forte e competitiva e includerà tutti i consiglieri regionali uscenti, amministratori e dirigenti del partito. Io sono disponibile a fare una lista aperta alla società civile in appoggio a quella di Forza Italia nella stessa coalizione. Lo afferma Raffaele Fitto dopo aver incontrato i suoi fedelissimi in un albergo del Brindisino. Morì a 22 anni di setticemia perché le fu diagnosticata un'influenza invece di un'infezione post-operatoria. Il GUP del Tribunale di Bari ha condannato per omicidio colposo due medici e assolto il primario dell'ospedale di Putignano. Indagano i carabinieri, l'episodio è inquietante. All'esterno di un'azienda vinicola di Martina Franca in Val d'Itria, trovati 2 chili di tritolo. Se fossero pronti per esplodere o lasciati lì giusto per un avvertimento preliminare, è ancora da dettagliare. Una donna di 70 anni è stata aggredita e rapinata tarda sera a Sava, nel Tarantino. Due banditi sono entrati nell'abitazione, uno ha bloccato l'anziana, l'altro ha frugato in casa, poi due sono scappati. Bottino fra contanti e oggetti in oro circa 1.000 euro. Al Borgo ed in Città Vecchia è vietata la vendita e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro e di alluminio durante la Settimana Santa. Il Comune di Taranto ha vietato a partire dalle ore 12 di ieri, giovedì 2 aprile, e sino alle ore 8 di sabato 4 aprile. A Cisternino si è discusso delle misure per contrastare la xylella fastidiosa. Sono intervenuti esperti ed esponenti delle associazioni di categoria. Era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione, appuntamento tra 120 minuti.